c'è questa discussione sulle impronte digitali è abbastanza surreale, nel senso che è evidente che le impronte digitali, e aggiungo io, il riconoscimento facciale debba essere fatto. Noi stiamo da qualche mese non soltanto prendendo le impronte digitali, ma anche fotosegnalando e registriamo tutto ciò che facciamo in modo tale che non ci siano dubbi sulle modalità e le procedure. Siamo praticamente ormai oltre il 90% degli obiettivi raggiunti, quindi credo che questa polemica abbia poco senso di esistere. Quello che è importante è che l'Europa si dia una strategia per i prossimi anni. Non possiamo continuare ad andare avanti col day by day, col giorno dopo giorno. Quindi è importante che si discuta di economia, di immigrazione, di cultura, di lotta alla disoccupazione, e che anche il dibattito sulla potenziale uscita dell'Inghilterra, del Regno Unito, dall'Unione Europea sia l'occasione per fare una riflessione un pochino meno superficiale di quelle fatte sino ad oggi.